Lo yogurt fa male? Sin da piccolo mi sono sempre chiesto cosa fosse lo yogurt. Sapevo che era latte con dentro dei batteri che mangiavano qualcosa, ma mi divertiva pensare che io mangiassi, che ne so, il vomito, la cacca dei batteri? Lo so, non è proprio una bella introduzione, però oggi volevo fare lo scemo fin dall'inizio. Oggi voglio parlarvi dello yogurt. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Pasquale, il vostro Nutritional Lifestyle Coach. Nel dover parlare dello yogurt oggi pensavo di avere delle difficoltà. Intendo difficoltà perché è un alimento facile da produrre, eppure nella sua semplicità ha una serie di tematiche, benefici e proprietà che non sono limitabili a una discussione fatta in così poco tempo. Per esempio su un video come quello che sto facendo in questo momento. Comunque farò del mio meglio. E poi, è veramente facile da preparare? Allora, ve lo farò vedere io la preparazione e capirete che è semplicissimo. Se poi arrivate fino alla fine del video vi lascio anche un piccolo blooper. C'è un errore durante la registrazione di questo video. Diciamo che ho detto qualcosa che mi ha fatto ridere un po' e spero che faccia ridere anche un po' voi. Per cui seguite tutto il video fino a dopo il disclaimer e capirete di cosa parlo. Ma quando parliamo di yogurt, di cosa stiamo effettivamente parlando? Si tratta di un alimento cremoso dal sapore leggermente acidulo. Il suo sapore può essere più o meno acido e questa è una particolarità che è legata a diversi fattori, come il tipo di latte o il tempo di fermentazione, per citarne semplicemente un paio. Per la sua preparazione il latte viene inoculato con dei semplici e specifici batteri. Secondo le norme vigenti attualmente in Italia, per potersi chiamare yogurt, il prodotto deve solo contenere latte vaccino, non la puntura contro la malattia, intendo proprio il latte di vacca, e di batteri inoculati, che devono essere solo Lactobacillus burcharicus e Streptococcus thermophilus. Inoltre non deve contenere né latte in polvere e neanche degli addensanti aggiunti, per cui occhio alle etichette, non comprate quelle schifezze piene di 6 o 7 ingredienti, un ingrediente solo, il latte, e poi solamente batteri. Oltretutto i batteri devono essere vivi e completamente vitali e attivi fino al consumo ed essere in una popolazione di circa 10 milioni di unità di cellule che formano la colonia per ogni millilitro di yogurt. Praticamente si tratta di un prodotto particolarmente affollato, per cui non conviene proprio comprare casa in un barattolo di yogurt, per intenderci. Poi, come ben sapete, ci sono tantissimi prodotti simili allo yogurt, ma che non possono chiamarsi così proprio per legge e che contengono altre tipologie di batteri che sono ceppi che, solitamente, hanno funzioni diverse a quelli che si abbiamo prima citato. Non sono dannosi per il nostro organismo, assolutamente, ma ancora non è provata totalmente la loro utilità per particolari funzioni, così come invece viene pubblicizzato normalmente. Lo yogurt è un prodotto probiotico, cioè contiene entità microbiotiche vive ed attive che sono incanalate attraverso questo alimento nel nostro organismo. Per cui l'utilità alimentare dello yogurt è quella di incrementare, fare proliferare e rafforzare la nostra microflora intestinale. Ci sono studi molto importanti riguardanti la nostra microflora intestinale e lo stato di salute della persona, soprattutto per quanto riguarda il sistema immunitario, ma ne parleremo forse nei video successivi. Qui mi soffermerò più sull'alimento di per sé per questo video del sabato e meno sulla preparazione perché, come vi dicevo prima, fare lo yogurt in casa è estremamente semplice e veloce, per cui state tranquilli, poi vi guido passo passo su come farlo a un po'. Comunque, dicevamo, essendo un probiotico, introduciamo microorganismi benefici nel nostro corpo. C'è però un piccolo limite allo yogurt. Infatti, la maggior parte di questi microorganismi non supera la barriera acida del nostro sistema digerente, arrivando nella nostra area digestiva già morta. O come dicono a Roma, sotto all'albero di Pizzuti. Comunque, a parte gli scherzi, questo è uno dei motivi per i quali molti produttori aggiungono tipi di batteri diversi. Infatti, questi sono quelli che invece riescono a passare illesi attraverso l'acidità del nostro apparato digerente. Lo yogurt per essere benefico deve essere pastorizzato e l'inoculazione dei Lactobacillus e dei Streptococcus deve avvenire dopo questa fase, altrimenti non ci sarebbe nessun tipo di ceppo batterico vivo, sarebbe solo una vera ecatombe di fermenti. Nel senso che non è che se la passano meglio dopo che li ingoiamo, ma almeno hanno una vita leggermente più lunga dopo che entrano nel nostro organismo. Che ne so, ci godono un po' la pensione, potremmo dire così, almeno loro. Io non credo di arrivarci, sinceramente. Domanda: va bene per chi ha un'intolleranza al lattosio?
Beh, non proprio. Anche se lo scopo dei batteri è quello di scindere lo zucchero del latte, il lattosio, appunto, in due zuccheri più semplici, che sono più digeribili, quali sono il galattosio e il glucosio, chi è privo dell'enzima lattasi ed è quindi completamente intollerante al lattosio non dovrebbe mangiarlo perché una piccola percentuale comunque di lattosio è sempre presente anche nel prodotto che è stato fermentato dai nostri batteri. Inoltre si formerà anche dell'acido lattico, che poi è quello che appunto dà al nostro yogurt il sapore e l'aroma leggermente acidulo. La popolazione che è esente da intolleranze invece può mangiarlo tranquillamente. Infatti la maggior parte di noi ha l'enzima lattasi che può tranquillamente metabolizzare il lattosio presente. Tenete comunque presente e in considerazione che se mangiate 6 o 7 yogurt al giorno, anche se possedete questo enzima, comunque non ne avete quantità infinita, per cui dopo un po' potreste avere anche voi dei spiacevoli inconvenienti che vi terranno, diciamo, seduti per parecchio tempo in una particolare stanza della casa. Chi vuol tendere intenda. Vediamo adesso la composizione dello yogurt in termini nutrizionali e poi lo prepariamo assieme, come sempre. Sarà molto veloce e con tanta semplicità. Dunque, parliamo di 100 grammi di yogurt intero, anche se è vero che un barattolo di solito che acquistiamo ne contiene circa 125 grammi, ma così arrotondiamo un po' i valori. Per cui 100 g di yogurt intero non zuccherato bianco contengono circa 80 kcal. Inoltre ci portano circa 7,5 g di carboidrati, 3 g di grassi e 5,7 g di proteine. Ancora ci provvedono con circa 80 g di acqua. Lo yogurt non apporta nessuna fonte di fibra alimentare. Per quanto riguarda la parte lipidica, invece, lo yogurt ci porta dosi veramente basse di tutti i grassi, 0,79 g di grassi monoinsaturi, 0,1 g di grassi poliinsaturi. Non è né una fonte di omega 3 né una fonte di omega 6. Le fonti di colesterolo e di grassi trans sono praticamente trascurabili in questo alimento. Per quanto riguarda invece i sali minerali, quelli maggiormente presenti sono il calcio con 200 mg, lo iodio con 63 mg, microgrammi, chiedo scusa, a coprire quasi 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 la quantità minima giornaliera, ed il fosforo con 160 mg. Nota positiva è che la proporzione fra potassio e sodio presente è nettamente a favore del potassio, dando un aiuto al perfetto funzionamento della pompa, appunto sodio-potassio, che è così importante per il nostro funzionamento cellulare. Invece, se ci soffermiamo sulle vitamine, vediamo che ci troviamo di fronte a quasi tutte quelle del gruppo B, che sono presenti anche in dosi minime, ma che comunque sono di grande utilità per raggiungere i nostri valori consigliati giornalieri. Quelli presenti in maggiori quantità sono sicuramente la vitamina B2, la riboflavina, o come la chiamo io, Miss PB, gialla. Sì, infatti è quella fetente che vi fa colorare le urine di giallo evidenziatore quando prendete un multivitaminico. Scusate la divagazione, inoltre, oltre a Miss PB gialla, tra le vitamine del gruppo abbiamo anche in discrete quantità la vitamina B12, poi i folati, la cosiddetta vitamina B9, e poi anche la B6, la B3 e la B1. Ogni volta che parlo di vitamine mi sembra di parlare di un campionato di calcio. Infatti, notate che abbiamo una piccola quantità anche di vitamina A e poi siamo a posto. So benissimo che il sapore dello yogurt non è particolarmente apprezzato da tutti, dato appunto quel sapore leggermente acidulo dato dall'acido lattico. Il mio consiglio è di non comprare quelli alla frutta, per diversi motivi. Il primo motivo è perché la maggior parte di questi yogurt la frutta non l'ha mai vista neanche con il cannocchiale, forse in foto, e poi anche i produttori ci aggiungono badilate di zucchero per renderlo più piacevole al vostro gusto, ma in quel caso non sarebbe più quel sano probiotico per il quale vi sto facendo la pappardella adesso, ma praticamente un barattolo di acido e zucchero con una foto di frutta di fronte. Così, giusto per riassumere un po' la cosa. Per cui la lettura delle etichette, se volete comprare lo yogurt al supermercato, è di importanza fondamentale. Se invece volete cimentarvi a farvelo in casetta propria, allora vi spiego come fare. Potete usare o una yogurtiera o non la usate. Io vi consiglio di farla perché costa pochissimo, io l'ho comprata per circa 12 euro per esempio, e perché poi potete farvi lo yogurt ogni qualvolta ne avete bisogno e voglia, senza nessun impegno. Partiamo col procedimento. Per farvi lo yogurt in casa vi servono 1 litro di latte intero, una bustina di fermenti disidratati oppure, in sostituzione di questo, un barattolo da 125 g di yogurt fresco con fermenti lattici vivi. Una yogurtiera è facoltativamente un termometro da cucina e vi spiego adesso perché vi serve. Per prima cosa dobbiamo pastorizzare il latte se non avete comprato quello UHT, per evitare di avere dei microrganismi antagonisti a quelli che andremo ad inoculare dopo.
Per fare questo mettiamo il nostro litro di latte in un pentolino e lo portiamo a circa 85 gradi. Io ho un termometro, se non lo avete fate ad occhio. Il latte non deve bollire, ma deve essere abbastanza caldo. Più o meno caldo tanto quanto vorreste che non ve lo versassero addosso. Bene, ora spegnete il fuoco e fate raffreddare il latte fino a che non avrà raggiunto i 45 gradi centigradi. Se non avete il termometro, in pratica deve essere tiepido. Potrebbe volerci circa una mezz'oretta. Quando sapete che è più o meno caldo, che invece in questo caso ve lo fareste versare addosso, e lasciatemi dire avete degli strani gusti per i vostri giochi, potete aggiungere ora i fermenti liofilizzati oppure lo yogurt che avete comprato al supermercato. Ora mescolate bene con una frusta e se il sapore acidulo non vi fa tanto impazzire, potete sciogliere a questo momento una bussina di stevia al composto, un po' di xilitolo o il vostro liccificante preferito. Per 1 litro di latte io utilizzo una bussina di stevia che basta e avanza. Bene, ora mescolate per bene molto e amalgamate il tutto. Ora siete pronti a attraversare tutto nella vostra yogurtiera. Con l'aiuto di un imbuto, sì, un imbuto, e ogni volta che dico imbuto viene in mente Corrado Guzzanti che fa Vulvia al Pippo Kennedy Show. Con l'aiuto di un imbuto attraversate il liquido nei vasetti della yogurtiera. Chiudeteli bene e poi mettete la yogurtiera in un posto riparato, lontano dalla luce diretta del sole. Accendete la yogurtiera e lasciate fermentare. Io di solito lo faccio fermentare per circa 10-12 ore. Più starà e più acido diventerà il suo sapore. Trascorso questo tempo, spegnete la yogurtiera e fate raffreddare. Una volta che i vasetti saranno completamente freddi, li potete trasferire in frigorifero e una volta che saranno ben freschi, è possibile mangiarli. Questo è quello che è venuto a me e che lo sto condendo in questo momento con dei kaki. Sì, se avete visto il mio video sui kaki mercoledì, sapete che mi piacciono tanto. Inoltre ci aggiungo anche delle noci miste, è un ottimo spuntino da fare sia a metà mattina che a metà pomeriggio. Lo yogurt così preparato si conserva in frigo per una decina di giorni. Inoltre, se volete prepararlo nuovamente, vi basterà conservare uno dei vasetti di quello che avete appena fatto, l'ultimo, e utilizzarlo come starter per il batch successivo. Per cui teoricamente non avrete più bisogno di comprare lo yogurt, basta che compriate il latte. Devo essere sincero, a me non tutti i probiotici fanno impazzire, ma in particolare yogurt e kefir d'acqua mi piacciono moltissimo, per cui ho voluto realizzare video di questi due probiotici. Magari in futuro cercherò di fare anche qualcos'altro. E voi cosa ne pensate dello yogurt? Vi piace? Lo mangiate già? Oppure non l'avete mai assaggiato? O non vi piace proprio a causa del suo sapore acidulo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se nel caso ci fossero degli argomenti che vogliate che io tratti su questo canale, fatemi sapere lasciandomi un commento qui sotto e risponderò a tutti, a tutti. A meno che io non vinca il Superenalotto, in quel caso non mi trovate neanche più su YouTube. Ma data la rarità di questo evento, lasciatemi le domande nella sezione commenti qui sotto. Oppure potete anche chiedere informazioni o inviarmi domande inviando un'email all'indirizzo info@etmifood.com. Anche per sapere i servizi che offro da nutrizionista. Pubblicità nascosta, ma non tanto. Vi ricordo inoltre che tutti voi potete seguire anche i miei podcast, quindi solo audio, su iTunes, Spreaker e Spotify, a mezzo della mia soave voce calabro-irlandese. Digitate Pasquale Reganello nel campo di ricerca e vi apparirò veloce e silenzioso come un elefante in un negozio di cristalli. Vi ricordo che sono anche presente sui social networks come Facebook, Instagram e Twitter e che in caso vogliate una consulenza in campo nutrizionale, oltre a ricevere i miei clienti in Irlanda di persona, seguo anche molti clienti in Italia attraverso Skype. Praticamente vi perseguito, sono come un esattore delle tasse, praticamente. Come vi dico sempre, per scoprire chi io sia e la lista di servizi che offro, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. E ora, che dire? Vi lascio andare anche per oggi. Mi è rimasta una e una sola cosa da dirvi, e che è quella di eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Latte di vacca, eh? E di batteri inculati. Vabbè, batteri inculati.